Ero poco più di un ragazzo quando conobbi Johnson. Mi trovavo a casa per le vacanze di Natale e il giorno della vigilia mi fu concesso di stare alzato fino a tardi. Nell'aprire la porta della mia cameretta mi trovai faccia a faccia con Johnson, che ne usciva. Mi attraversò e con un lamentoso borbottio cupo di autocommiserazione sparì dalla finestra sulle scale. Ero solo un ragazzino all'epoca e non avevo mai visto un fantasma prima. Quindi sul momento trasalii e andai a letto con un po' di paura. Ma riflettendo, ricordai che gli spiriti potevano fare del male solo ai peccatori, così mi rimboccai le coperte e presi sonno. La mattina raccontai a mio padre quello che avevo visto. «Oh sì, quello era il vecchio Johnson», rispose. «Non aver paura, lui vive qui». E poi mi raccontò la storia del poveraccio. Johnson, quando era in vita, aveva amato da giovane la figlia dell'ex proprietario della nostra casa, una bellissima ragazza il cui nome di battesimo era Emily. Papà non la conosceva con nessun altro nome. Johnson era troppo povero per sposare la ragazza, così la salutò dicendole che sarebbe tornato presto e partì per l'Australia a far fortuna. Ma l'Australia allora non era come divenne in seguito. I viaggiatori clandestini erano rarissimi a quei tempi e per di più se qualcuno veniva preso, gli effetti personali trovati addosso allo sfortunato erano spesso insufficienti a pagare le spese necessarie per un semplice funerale, cosicché Johnson impiegò quasi 20 anni per far fortuna. Alla fine, comunque, il compito che si era prefissato fu raggiunto. Quindi, dopo essere riuscito a eludere la polizia, scappò dalla colonia e ritornò in Inghilterra pieno di gioia e speranza per reclamare la sua sposa. Ma arrivato a casa la trovò silenziosa e deserta. Tutto quello che i vicini sapevano era che subito dopo la sua partenza la famiglia in una notte nebbiosa era scomparsa in punta di piedi e da allora nessuno ne aveva più saputo niente, sebbene il padrone e la maggior parte dei commercianti del posto avessero fatto delle ricerche. Il povero Johnson, sconvolto dal dolore, cercò il suo amore perduto in tutto il mondo. Ma non lo trovò e dopo anni di inutili sforzi tornò per trascorrere gli ultimi anni della sua vita solitaria proprio nella casa dove, in un passato felice, lui e la sua amata Emily avevano trascorso così tante ore spensierate. Aveva vissuto lì da solo, vagando per le stanze vuote, piangendo e pregando la sua Emily di tornare da lui. E quando il povero vecchio morì, il suo fantasma ne prese il posto. Dal momento che viveva qui, disse papà, quando presi la casa, la gente applicò uno sconto di 10 sterline all'anno sull'affitto. In seguito, incontravo Johnson continuamente in giro a tutte le ore della notte e così tutti quanti. Gli giravamo intorno o ci facevamo da parte per lasciarlo passare all'inizio, ma quando ci abituammo alla cosa e capimmo che non erano necessarie tante cerimonie, lo attraversavamo direttamente. Non si poteva dire che stesse poi così tanto fra i piedi. Era un fantasma gentile e del tutto innocuo, ci dispiaceva molto per lui e lo commiseravamo. Per un po' le donne fecero di lui addirittura un giocattolo. La sua fedeltà le commuoveva molto. Ma con l'andar del tempo divenne un po' una seccatura. Sapete, era pieno di tristezza, non c'era niente di allegro o spiritoso in lui. Ti dispiaceva, ma ti irritava anche. Stava seduto sulle scale a piangere sommessamente per ore. E ogni volta che ci svegliavamo di notte, immancabilmente lo sentivamo trafficare per i pianerottoli e dentro e fuori le varie stanze, lamentandosi e singhiozzando, tanto da non riuscire facilmente a riprendere sonno. E quando avevamo una festa, veniva a sedersi fuori della porta del salotto a piangere tutto il tempo. In realtà non faceva male a nessuno, ma gettava una malinconia su tutto e tutti. «Oh, sono nauseato da questo vecchio pazzo», disse mio padre una sera. Dopo che Johnson aveva arrecato più disturbo del solito, seduto sul caminetto a gemere, rovinando così una partita di whist. Dobbiamo liberarci di lui in un modo o nell'altro, ma come? Beh, disse mia madre, dipende da lui. Non ti sbarazzerai mai di lui finché non avrà trovato la tomba di Emily. Ecco cosa cerca. Trova la tomba di Emily, mettilo sulla strada e lui si fermerà là. È l'unica cosa da fare. L'idea sembrava buona. Ma la difficoltà fondamentale era che nessuno di noi sapeva dove fosse la tomba di Emily, più di quanto non lo sapesse lo stesso Johnson. Papà suggerì di rifilare qualche altra tomba di Emily al poveraccio, ma sfortunatamente sembrava che nessuna Emily fosse stata sepolta nell'arco di chilometri. Dovemmo
Non ho mai setacciato un vicinato così irrimediabilmente privo di Emily morte. Dopo averci riflettuto un po', azzardai un suggerimento. Non potremmo costruirne una finta? Chiesi. Sembra un sempliciotto, magari ci crede, in ogni caso potremmo provare. Per Giove, faremo così, esclamò mio padre. La mattina seguente chiamammo gli operai e costruimmo un piccolo tumulo in fondo al frutteto con sopra una lapide recante la seguente iscrizione: nel sacro ricordo di Emily, le cui ultime parole furono: dite a Johnson che lo amo. Il che dovrebbe convincerlo, rifletté papà mentre controllava il lavoro finito. Sarà sicuramente così. E fu così. Lo attirammo laggiù quella stessa notte. Ebbene, il modo con cui Johnson si gettò sulla lapide e pianse fu una delle cose più commoventi che avessi mai visto. Papà e il vecchio Squibbens, il giardiniere, piansero come bambini quando lo videro. Da allora Johnson non ci ha più disturbato in casa. Ora passa ogni notte a piangere sulla tomba e sembra piuttosto felice. Ancora là? Oh, sì. La prossima volta che venite a trovarci vi accompagnerò a farvelo vedere. Tutti i giorni dalle 22 alle 4, il sabato dalle 22 alle 2. Buongiorno a tutti. Allora, vi è piaciuta la storiella che vi ho raccontato, che vi ho appena raccontato? Si tratta di The Faithful Ghost, il fantasma fedele, scritto da Jerome K. Jerome, che tanti anni fa mi sono dilettata a tradurre, quindi la versione che vi ho letto è la mia traduzione. Jerome K. Jerome, sicuramente qualcuno di voi lo ricorderà, lo conoscerà, è un autore appunto inglese classico, molto famoso per Tre uomini in barca, questo, Three Men in a Boat, con il sottotitolo To Say Nothing of the Dog, senza contare il cane. Questa è una delle tante versioni che ci sono in circolazione in commercio, sia in digitale che in cartaceo, quindi questa poi peraltro presenta anche la versione originale a fronte, può essere anche un buon modo per cimentarsi nella lettura in inglese e migliorarsi, lettura della lingua originale che consiglio, però ci sono anche tante versioni italiane in circolazione ottime, quindi vi consiglio comunque di leggerlo, insomma, in italiano o in inglese, perché davvero è un testo secondo me importante, uno spasso e ha ragione annoverato, ormai inserito nei classici della letteratura mondiale di tutti i tempi. Ma di cosa parla? Cosa contiene? Mi direte voi. È molto breve, nel senso non c'è una trama particolarmente elaborata. Parla di tre amici, Jerome appunto, che è il narratore, Harry e George, che insieme al cane Montmorency decidono di intraprendere questa gita in barca, in una barca a remi, con partenza da Londra e arrivo a Oxford, percorso che prevede una serie di tappe, quindi non è altro il racconto, il romanzo non è altro che la storia, il racconto, il susseguirsi di avventure di questi tre durante appunto questa gita. E ogni tappa di questa gita non è altro che anche un motivo per fare digressioni, raccontare aneddoti molto molto divertenti dei personaggi e anche del passato, insomma, quindi digressioni che raccontano delle storie che hanno i tre protagonisti come, o i parenti dei tre protagonisti come personaggi. Jerome K. Jerome è vero che è uno scrittore umorista, però non pensate che il fatto di scrivere, descrivere delle scene che fanno ridere per suscitare il riso nel lettore sia determini una superficialità del testo, anzi è proprio il contrario. È vero che è un libro umoristico, quindi il classico humor inglese che
prende un po' di mira i difetti e i vizi di un'umanità, quindi descrive una serie di aneddoti, di storielle nelle quali ognuno di noi ci si può ritrovare. Cioè, il percorso di questa gita che fanno i tre amici non è altro che un percorso che potrebbe appartenere a ognuno di noi. E l'ironia è proprio la parola chiave che tanti anni fa mi ha fatto innamorare di quest'autore. Le pagine si leggono una dietro l'altra, ogni pagina ha un motivo per ridere e anche per sorridere, ma anche per scoppiare a ridere. Proprio perché sappiamo di cosa parla, tutti i vizi, tutte quante le peripezie strampalate di questi tre amici, le abbiamo un po' vissute anche noi, ed è questo che ci fa apprezzare molto il testo e ci fa anche riflettere su noi stessi. Ah, ma è vero, pure a me è successo così, pure io ho avuto questa difficoltà, pure. Va bene, quindi è questa la cosa bella, più che un intreccio o una trama troppo elaborata, no? È una serie anche di considerazioni. Diciamo che l'ironia con la quale vengono descritte le cose, che è la parola chiave, appunto, come dicevo prima, del libro, l'ironia pura, lo stato puro, che non sfocia mai, non ha mai derive sarcastiche, eccetera, perché altrimenti si rovinerebbe un po' la gioia, no? Che deve stimolare la gioia e la spensieratezza che deve produrre nel lettore, secondo le intenzioni, appunto, dell'autore. E quello che voglio dire è che è vero che ci sono aneddoti e racconti di tipo ironico, no? Fortemente ironico e comico. Ci sono però delle parti anche disseminate qua e là di riflessioni, formate da riflessioni profonde ed anche da frasi e periodi anche piuttosto lunghi e complessi di poesia pura, che smuovono sicuramente le corde più intime dell'animo. E quindi ecco, la bellezza di questo testo è proprio questo alternarsi di risate, di aneddoti, di storie, di riflessioni serie, di considerazioni, di deduzioni e di poesia. È di poesia, quindi quello che rende questo libro un classico è proprio l'universalità dei concetti principali che esprime nelle sue riflessioni e poi anche questi vizi e queste avventure che sono le avventure di ognuno di noi. Voglio citare, senza citare gli episodi più famosi, ma una cosa che mi ha fatto molto, molto riflettere, che mi ha sicuramente confermato quello che ho sempre pensato, è questo. Una sera, sulla barca, prima di cena, i tre amici erano nervosissimi e quindi erano veramente, non si potevano parlare l'uno con l'altro, si stavano prendendo proprio, erano nervosi, litigavano, erano veramente la situazione. Avrebbe preso una brutta piega se non fosse intervenuta la cena. Quindi, dopo la cena, dopo aver mangiato, gli animi di questi tre amici si sono rasserenati a tal punto che facevano a gara chi fosse più amorevole, più gentile, ok? E questa dimostrazione che poi segue tutta una considerazione proprio dell'autore, per il quale non è una coscienza. Cioè, lo è anche, molti direbbero che è una coscienza limpida, libera, va bene, porta a una serenità, al benessere generale del corpo e alla felicità, poi, che è vero, ma sicuramente la strada, il percorso, beh, è un percorso più difficile, il percorso più diretto e più a buon mercato sarebbe invece quello che passa per lo stomaco, quindi uno stomaco nutrito. Bene, sicuramente fonte di felicità, di benessere e buon umore, che allo stesso modo con il quale ce lo si potrebbe appunto procurare con una coscienza, con l'intelletto, con la mente, con un cuore, insomma, tranquillo. E quindi è vero che, secondo l'autore, appunto, lo stomaco è il padrone dell'intelletto.
Quindi dipende tutto dallo stomaco. Se lo stomaco è appagato anche tutto il resto. Ed è vero che è così, per il semplice motivo che pure io prima di mangiare ho una fame in diavola. Quando io ho tanta fame, va bene, divento nervosissima. Va bene, una volta mangiato qualcosa, va bene, è vero che il mio corpo si trasforma come si dice, acquisisco la pace dei sensi, come si dice. Tutto passa per lo stomaco. Se lo stomaco sta bene, è appagato, allora anche tutto quanto il sistema, no? Neurovegetativo e del buon umore e del benessere proprio mentale viene di conseguenza. E mi ha confermato questa cosa, quest'idea, ed è una strada, il nutrirsi bene è sicuramente porta sicuramente alla pace, alla gioia e all'amore. Questo è una cosa che vabbè, è un esempio, no? Per farvi capire come è strutturato questo testo, che vi suggerisco, se non lo avete ancora fatto, di leggerlo, Three Men in a Boat, tre uomini in barca, per non parlare del cane, e ve lo faccio rivedere, ok? È carina pure la copertina pure è divertente, la barca con questi tre amici che litigano, poi fanno pace, fanno macelli e poi dopo ci sono imprevisti, devono essere trainati e poi insomma. Tutta una serie di avventure che è bello godere, ma soprattutto perché vi fa passare, leggere questo libro vi fa passare delle ore sicuramente spensierate, vi fa acquistare ottimismo, vi fa star bene con voi stessi e ve lo consiglio proprio perché vi dà forza e soprattutto invita a riflettere, vi fa pensare. Va bene, evviva la lettura, leggete, leggete, leggete. Tre uomini in barca. Bye bye!